In un sud Italia rurale e in rovina, luminoso e decadente, una famiglia composta da padre, madre e figlio, vestiti come profughi del dopoguerra, cerca casa. Parallelamente, le allegorie della pittura, della musica, della poesia, del teatro e del nulla vagano in cerca di una meta. Questo è il film del maestro Mimmo Paladino che si intitola La Divina Cometa, che incrocia l'inferno della Divina Commedia con la tradizione del presepe napoletano, girato tra Campania e Puglia, e noi vogliamo parlarne questa mattina con il fotografo di scena, nonché architetto, il maestro Pasquale Palmieri, che ha affiancato il maestro Paladino appunto in questo film. Buongiorno Palmieri, benvenuto. Grazie. Allora, sei nel centro di Benevento, quindi grazie per averci portato a prendere questo caffè con te. No, grazie a voi. Tra l'altro noi siamo legati, no? da tante cose, no? Di Benevento con voi garganici, no? Abbiamo insomma il Padre Pio, il culto di San Michele che fu inventato dai Longobardi, che insomma avevano la capitale qui, insomma siamo stati molto legati in passato, magari ricuciamo questi rapporti, ecco. Magari, assolutamente sì. Allora, Palmieri, come è avvenuto l'incontro con il maestro Paladino? Perché non è la prima volta che tu collabori con lui. Ti do del tuo. No, risale certo. Risale molti anni fa. Io ero ancora studente di architettura e avevo un mio docente, che era un amico di Paladino, col quale dovevo realizzare un esame, quindi un esame di progettazione. E per questo esame avevo realizzato delle fotografie in una campagna qui nei pressi del centro e utilizzai delle tecniche un po' così insolite, delle pellicole infrarosso, delle cose che si vedevano ancora poco all'epoca. Quando il mio professore le vide, disse: "Ah, le devo mostrare a un mio amico, un grande artista." All'epoca Paladino era già famoso, ma non come ora. E quando Mimmo vide queste foto, mi chiese di conoscermi e all'incontro mi chiese di raccontare il suo lavoro. Disse: "Io adesso avrei bisogno di qualcuno che racconti il mio lavoro mentre lo faccio, quindi una sorta di art in progress. Tu vieni qui quando vuoi, nello studio, anche se io non ci sono, racconti il mio spazio, il mio mondo." E poi da lì, insomma, sono tante cose così, tante collaborazioni interessanti. Tanti. Ma noi, Paola in presentazione ha detto che tu sei fotografo di scena, ma ci chiediamo qual è il ruolo e anche l'importanza, aggiungerei, di un fotografo di scena nella realizzazione di un film, un lungometraggio, un cortometraggio? Beh, allora, la fotografia di scena solitamente è semplicemente il racconto dell'opera nel suo farsi e quindi viene ma utilizzata, diciamo, prevalentemente per comunicare il lavoro insomma in chiave, diciamo, pubblicitaria, quindi per la promozione del film. Con un artista è una cosa un po' diversa perché diciamo, come vi raccontavo prima, no? Di come, cioè, della necessità di raccontare l'arte nel suo farsi, diventa poi una necessità di raccontare qualcosa che poi non sarà mai più visto. Ecco, diciamo, la generazione, la genesi di un'opera d'arte, e in questo caso con Paladino il film di fatto utilizza gli stessi strumenti, la creazione di un film utilizza esattamente gli stessi strumenti per la realizzazione di un quadro, una scultura, in cui al posto dei colori usa gli attori, al posto del pennello usa la macchina da presa, ma diciamo, l'approccio è esattamente lo stesso. Allora, in quel caso la genesi di un'opera d'arte diventa qualcosa di come dire, un metamessaggio, un metalinguaggio in cui, come dire, le forme espressive si ibridano e si genera qualche cosa che poi non si potrà più vedere, ecco, perché quando l'opera è compiuta non si potrà più percepire, diventa un'opera nell'opera, ecco, insomma. Normalmente però la foto di scena è qualcosa di più semplice, ecco, diciamo così.
Ecco, qualcosa di semplice ma di davvero affascinante, perché queste foto, le foto di scena del film, appunto La Divina Cometa, sono state raggruppate proprio in un libro con i testi di Emiliano Morreale, casa editrice Liori, foto che appunto che vedremo tra pochissimo, alcune foto, una carrellata di questi scatti. E come è nata l'idea del libro, ecco, che hai tra l'altro in mano in questo istante? Sì, sì. Beh, è nata... L'idea del libro forse è nata, non dico prima del film, ma perlomeno contemporaneamente, proprio per questa necessità che in genere un artista, e Paladino in particolare, di, come dire, di congelare le fasi, il processo di generativo di, diciamo, del suo lavoro. Quindi diventa un'opera che non racconta il prodotto che poi verrà consumato, comunque goduto nelle sale, ma racconta qualcosa che non sarebbe stato possibile vedere, cioè tutto quello che il cinema non racconta. E lui è molto, Paladino è un artista molto, diciamo, affascinato dal mistero e quindi dalla costruzione, ecco, dell'opera. Quindi la costruzione dell'opera a volte vale più dell'opera stessa, quindi l'allestimento, la preparazione, la scelta dei luoghi, la scelta delle location, il viaggio per arrivare nel luogo che sarà prescelto, diventa insomma un'opera essenziale, diventa, come dire, fortemente evocativa dello spirito, dell'approccio di un artista al suo tema, a prescindere poi dal risultato finale. Quindi sapevamo che un libro bisognava farlo ed era necessario. Lo avevamo fatto anche con il film precedente, col Chisciotte, quello su Don Chisciotte, girato nel 2006. Anche lì facemmo una pubblicazione raccogliendo un po' tutto questo tormento, ecco, che aveva perduto il lavoro, ecco. Senti Pasquale, Robert Capa diceva in maniera direi molto azzeccata: le immagini sono lì, a te non resta che prenderle. Ecco, quello che vorrei chiederti, insomma, è se anche per te è la stessa cosa quando uno prova a scattare una fotografia o comunque a comporre poi un'immagine. Sai, le citazioni sono importanti, sono un po' come i proverbi, no? Sono una sorta di breviario della vita, un bignami, cioè ti danno la possibilità di operare e di interpretare le cose a prescindere da uno studio che ci fai tu. Quindi io così mi piacciono ma non le osservo. Quindi Capa... Sì, magari questo pensiero è stato estratto, chissà, magari in qualche così, conversazione un po' più complicata, più complessa, ecco. Ognuno di noi ha un approccio molto personale. Alcune immagini entrano in sintonia con lo sguardo dell'autore, altre no. Quindi è un discorso che può valere, ma non per tutti, ecco, come dire, questo luogo può essere evocativo per qualcuno, certo, ma può non esserlo per qualcun altro, quindi... Conta sempre la soggettività, no, potremmo dire. Sì, sì, cioè, diciamo che è una... Ecco, come dire, in questo periodo la fotografia è diventata molto comune, diciamo, molto praticata, certo. Ecco, si diffondono di più, ecco, alcuni punti fissi, Capa, Bresson, eccetera, si narrano così, le loro visioni forse servono per incoraggiare e per dare dei suggerimenti nel momento in cui si trova una situazione in cui, ecco, non c'è, certo, come comportarsi. Ecco Pasquale, in chiusura, purtroppo il tempo, soprattutto anche quando si è in diretta, è tiranno, direbbe qualcuno. Abbiamo avuto modo davvero di vedere in carrellata alcune delle foto e ringraziamo anche Liori per averci concesso questi scatti. In quali progetti? Ecco, grazie. In quali progetti sei impegnato attualmente? Poi una curiosità finale: quale foto, quale soggetto vorresti fotografare, vorresti ritrarre? Sì, progetti, diciamo, in questo momento
Sto curando una cosa abbastanza interessante, anche per questo poi sono venuto qui, perché l'Arco di Traiano è un po' il punto centrale della Via Appia, no? Ed è nata ora una candidatura all'UNESCO di questa strada, della strada, come dire, più importante del mondo, forse, questa Via Appia. E a sostegno della candidatura sto facendo un lavoro insieme ad alcune scuole di ripercorrere le tappe dei viaggiatori di fine 800, primi 900 e dei fotografi dello stesso periodo che ne hanno raccontato i paesaggi, i monumenti. Quindi con questi ragazzi delle scuole stiamo riproducendo le stesse visioni ottocentesche, però facendo una sorta di lavoro di archeologia anche fotografica, perché utilizziamo più o meno le stesse macchine, le stesse tecniche, ed è insomma un lavoro fortemente immersivo. Poi mi sto un po' appassionando, come dire la verità, al cinema a pellicola, così, cinema Super 8, 16 mm, insomma. Ecco, insomma, sto facendo anche io un po' di archeologia, ecco, diciamo così. Bene, allora grazie di cuore per essere stato con noi, grazie anche davvero per averci regalato il collegamento da questo posto significativo ed evocativo, quindi l'Arco di Traiano nel Grazie a centro di voi. Benevento. Grazie a Pasquale Palmieri per essere stato con noi. Grazie. Ricordiamo anche che il maestro Mimmo Paladino è autore tra appunto gli artisti che hanno arricchito la bellissima chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo. Grazie. Con le poste, sì. Salve. Esatto, Grazie. grazie a Pasquale Palmieri per Adesso. essere stato con noi. Andiamo in pubblicità.